Amici e amici di Volume Right, siamo qui al Palatazzore di Torino, dove si sta svolgendo la 10ª edizione del torneo internazionale di Para Ice Hockey. Siamo in compagnia del coach della nazionale italiana Mirko Bianchi. È finito oggi il vostro girone di qualificazione, ultimo posto, 4 sconfitte, tanti gol subiti, uno fatto. Rispetto alle prime due gare contro Repubblica Ceca e Norvegia, però qualcosa si è visto, hai visto dei progressi nella tua squadra? Sì, no, sicuramente i progressi ci sono stati, lo dico dal primo giorno, dobbiamo migliorare giorno dopo giorno piccole cose. Qualcosa sta iniziando a venire, sono contento perché i primi due tempi abbiamo retto veramente bene fino a 2 minuti e mezzo dalla fine. Purtroppo dobbiamo avere più testa perché quegli ultimi gol ti mandano poi giù e ti demoralizzano troppo anche a livello psicologico dopo che fai un bel periodo con due power play in cui riesci a spingere tanto. Abbiamo fatto tanti tiri nel secondo tempo, non riesci a trovare il gol, ne subisci poi uno così e è difficile poi reagire. Infatti nel terzo tempo la squadra era un po' purtroppo spenta, non tanto dal punto di vista fisico secondo me quanto dal punto di vista mentale, però qualche step in avanti c'è stato. Abbiamo poi domani adesso il giorno di riposo per usarlo come allenamento e ci giocheremo tutto poi venerdì contro chi, lo vedremo. Probabilmente forse sarà la Norvegia. Su cosa lavorerete poi per la partita di venerdì? Cosa ti aspetti dai ragazzi? Ma questo è comunque un torneo di preparazione, abbiamo bisogno di lavorare bene in situazioni di back check, di rientro in zona, dobbiamo lavorare meglio assegnando a ognuno un compito più definito e tenendo meglio gli uomini avversari che sennò girano liberamente poi nella nostra zona, di conseguenza zona difensiva. Una volta che si cura bene la zona difensiva e il rientro in zona, si può poi pensare anche di costruire qualcosa e di divertirsi in attacco. È mancato un po' il fiato sicuramente, noi siamo troppo pochi. Purtroppo stiamo vivendo nell'ultimo anno, un anno e mezzo, il periodo forse uno dei più difficili della nazionale italiana. Speriamo che queste, comunque, anche se sono risultati un po' pesanti, che possano un po' motivare e cercare anche di far capire anche ad altre persone di quanto sia difficile un po' il momento e cercare di aiutarci il più possibile, perché abbiamo assolutamente bisogno di trovare nuovi giocatori. Dobbiamo migliorare tanto la concentrazione, cercare di rimanere in partita, perché l'hockey lo ha dimostrato sempre, uno sport che forse è anche il motivo per il quale è uno degli sport più belli, che fino a pochi secondi dalla fine nulla è mai deciso, e quindi bisogna sempre rimanere in partita, concentrati, cercare di giocarcela al 100%, perché la nostra partita è quella di venerdì. Ci sarà, da quello che so, dovrebbero esserci tantissimi bambini come pubblico, quindi dobbiamo veramente cercare di dare il 100%. Saranno stanchi anche loro, siamo stanchi entrambi allo stesso modo, quindi dobbiamo veramente cercare di giocarcela e migliorare le piccole cose che non hanno funzionato in questi 3 giorni.